Ciao ragazzi e ragazze, come va? Questo è il video che ha ideato Duca Von P. Mi ha taggato però Angela Cannucciari ed è il video dedicato a Vale. Ovviamente i loro canali li troverete nelle schede e nell'info box. Nell'info box troverete anche le domande. Allora, quando e come hai conosciuto Vale? Allora, Valentina, io l'ho conosciuta nel senso guardavo i suoi video, più o meno appena ho aperto il mio canale, perché prima di 3 anni fa non sapevo dell'esistenza di questo mondo su YouTube, che poi io ne sono entrata a far parte, non lo conoscevo, lo usavo solo per guardare film, e sì, film, buonanotte, video musicali, sigle e gli episodi dei cartoni animati. Quando ancora il copyright non c'era. Comunque. Invece, appunto 3 anni fa, o 2 o 3 anni, perché i primi 2 anni, vabbè, anche adesso continuo a iscrivermi a canali. Comunque, Valentina, guardavo i suoi video 2 o 3 anni fa. Guardavo soprattutto i video tag che faceva lei sempre sui libri. Poi ho guardato qualche suo video della, che si chiama? Della libreria, che sono un po' vecchi. Invece non guardavo tanto, anzi, forse 2 o 3 li ho guardati, i suoi video mercatini, perché lei rivende libri che trova, cioè suoi che trova che non gli piacciono più, li vende a prezzi stracciati da 1 a 3 a 5 euro in base all'edizione, se sono normali, se sono più grandi, se sono illustrati, ecco, in base all'edizione, appunto, li vende. E quelli li ho guardati 3 volte perché magari potevo trovare qualcosa che mi interessava. Solamente che appunto per il mio motivo che i libri usati io proprio non ce la faccio, non ho mai richiesto niente. Invece è da una settimana, 2 forse, no, una settimana, boh, da metà febbraio, o l'ultima settimana di febbraio comunque, che Nick ha aperto su WhatsApp, quindi non è aperto a tutti, quindi su WhatsApp ha aperto un gruppo che si chiama il Salotto di Angela. E ci sia, e c'è, appunto, l'ha ideato lui, c'è lui, Nick, c'è Valentina di Vale Libri e Angela, vabbè, ci sono anch'io. Comunque non è aperto a tutti e da lì l'ho iniziata a conoscere, ci scriviamo tutti i giorni, tutti insieme, diciamo come va, diciamo 4 cavolate, così, e ci divertiamo. Quindi principalmente la conosco adesso per la persona bella che è. Invece prima appunto guardavo solo i suoi video. Poi, tre libri. La seconda domanda è: tre libri che hai letto grazie a lei? Allora, premetto che io all'inizio andavo in libreria e prendevo. Ah, se mi vedete particolarmente bianco è perché ho messo tutto il borotalco sul viso perché ho fatto la barba, mi piace mettere la crema, il borotalco. Poi fare il trucco oggi non ho messo niente, ho solo il borotalco, quindi mi vedete un po' bianco per questo motivo qua, però la luce è rossa lì, quindi non si noterà tanto. Comunque, vi stavo dicendo, 3 libri che ho letto grazie a lei. Purtroppo anche qua io guardavo, cioè guardo anche tuttora, i video di chi parla di libri, appunto, e consiglia di leggere questo, di leggere quello. Io prima non ce la facevo perché io andavo a sentimento, andavo in libreria, no? O al supermercato, dove vendono libri, in poche parole, a parte all'usato dove vendono libri. Andavo a sentimento, cioè nel senso, vedevo quel libro lì che mi ispirava, oppure una scrittrice, volevo iniziare a leggere quella scrittrice, andavo e prendevo. E devo dire che questa cosa la faccio ancora. Quindi no, non faccio. Però mi ha consigliato anche in un ultimo video, e io ce l'ho, e mi ha scritto anche a me, cioè su, perché io ero indeciso su che libro iniziare, no? Allora lei mi ha consigliato tra i 3 che avevo chiesto, Jane Eyre, ecco, ed ha davvero ragione. Ho letto questo, ho letto pochissimo perché devo leggere il capitolo 10.
Comunque mi sta davvero piacendo. È davvero un bel libro e ve lo consiglio. Queste pagine sono di introduzione, il libro fisicamente inizia qua. Vedete, capitolo primo. E sto leggendo questo ed è davvero bello, ve lo consiglio. L'inizio è bello fino al capitolo 9, poi non lo so se magari diventerà più bello o calerà. Però a vedere come è scritto mi sembra davvero molto bello. Quindi purtroppo non ho tre libri che ho letto grazie a lei e questo devo ancora finirlo. Comunque diciamo che lo sto leggendo grazie a lei. E anche ad Angela e a Nick che... Vale l'ha consigliato, Angela e Nick invece, poi l'ha consigliato anche a Nick e Angela lo voleva leggere. Quindi io lo sto leggendo per dargli un'opinione in più a loro. Comunque Valentina ha detto che è bello e infatti è bello così, è proprio bello. Poi tre libri che non venderesti mai in un suo video mercatino. Come ha detto Angela, io ho interpretato tre video che io... Cioè, a cui sono legato e che non venderei. Però poi ci sono tre libri che li regaleresti. Idem qua, glieli regalerei perché mi sono piaciuti talmente tanto che glieli regalerei. Ovviamente non la mia edizione, glielo comprerei poi. In questo senso. Quindi, tre libri che non venderesti mai in un suo videomercatino. Io non venderei mai Quando nascono i desideri, di Lasse Dillon, perché tra i due che ho letto... Questo mi è piaciuto di più. Devo recuperare gli altri. Lo so che ci sono altri che ha scritto lei. Voglio recuperarli tutti. Anche l'ultimo che ha scritto. Solamente che l'ultimo che ha scritto è ancora in inglese. Se io avessi una buona capacità oppure facessi un corso di inglese o così, io leggerei in inglese. Ma io per leggere in inglese devo capire cosa leggo. Cioè, non è che posso leggere a sentimento, capito? Oppure che il libro l'ho letto in italiano, quindi potrei leggerlo in inglese capendoci qualcosa, però. Ah, e questo qua era un regalo, tra l'altro, quando ho fatto il tirocinio quando ho fatto il tirocinio per la scuola come si chiama? All'Eurospin, mi hanno regalato questa tessera da 25 euro, mi sembra, una cosa del genere, comunque tanto, perché hanno detto che ero stato il più bravo. E mi sono fatto fare il pacchetto regalo, però mi sono lasciato la fascetta perché volevo buttarmela via. Oh, ma come si permette? Io amo le fascette. Lo so che c'è chi le odia e gli dà fastidio, ma a me piacciono. Ognuno ha i propri gusti. C'è chi anche... Poi io odio i bollini sui mini mammut davanti, i bollini quelli dietro, però le fascette mi piacciono. Poi, un altro libro che non venderei mai in un suo mercatino, è questo. Richard Bach, due sono leggeri, uno è, questo è il più intenso, cioè intenso nel senso, ha una tematica importante, come ve l'avevo già spiegata, comunque dovete leggerlo questo, credo che Valentina sicuramente l'ha letto questo video, sì questo video, questo libro, alcuni che ho credo che sì, come minimo tre, gli altri non lo so, ma tre tutti. Sono 141 pagine. Il testo è intervallato da foto di gabbiani in bianco e nero. Seconda parte. E questa è con il capitolo inedito. È bellissimo. Ditemi se vi interessa una recensione, ma non saprei di cosa c'è, nel senso, ve la spiegherei in 2 secondi la recensione di questo video qui. E il terzo invece è questo. Questo è molto leggero, l'avevo inserito anche nel tag che ho fatto con Nick. Io ho talmente pochi libri che assolutamente voglio ampliare la mia libreria. Io vi dico che quando avrò 50 anni, quindi da qua a quando ho 50 anni, quindi da 18 anni, facciamo dai 20, in 30 anni io voglio arrivare a possedere un totale di 5.000 libri, non sono normale, lo so. 5.000 libri in italiano, più altri 1.000-2.000 in varie lingue. In 30 anni credo che sia fattibile, in 30 anni. In 2 no, ma in 30 direi che è fattibile. Perché veramente, se no, continuo a fare i tag con gli stessi libri. Adesso mi è venuta...
che voglio leggere gialli, grazie ad Angela, che ha, lei ha letto Assassino sull'Orient Express e 10 piccoli indiani di Agatha Christie. È una grande Agatha Christie, a parte che è morta a 86 anni, ho scoperto, cioè, vabbè, a parte questo, ho scoperto che ha scritto 76 libri, se non mi sbaglio, perché ha scritto anche con uno pseudonimo dei romanzi rosa, ho letto su Wikipedia, non è che me lo vado a inventare, solamente che questi romanzi rosa ho cercato sul sito della Mondadori, non c'erano, vabbè, chiusa parentesi. Ah, volevo dire a Nick, guarda che se vuoi caricare video da 10 minuti in più, devi andare sulle impostazioni del tuo canale, sotto, te lo spiegherò bene quando ho la schermata davanti, comunque nelle impostazioni del tuo canale devi andare giù e c'è scritto caricare video dalla durata superiore a 15 minuti, o a 10. A me era ancora 15, non so se adesso è a 10. Caricare, ecco, allora superiore, digiti lì e vedi. Non preoccuparti, dopo te lo spiego bene su WhatsApp, se ti interessa come cosa, perché vedo che ti disturba fare gli stacchi, quindi... Comunque, questo qua glielo consiglierei molto, perché è una storia molto frivola, ma che tutti un giorno vorremmo realizzare, possiamo dire così. Scusate, mia mamma. Era la mia mamma. Ah, volevo augurarvi buon primo marzo. Primo marzo, fra... Scusatemi, Il 21. Il 21 marzo inizia la primavera o il 21 aprile? Oddio, ho un vuoto di memoria. Vabbè, comunque. Lasciamo perdere. Scusate, ma... Dato che le stagioni non esistono più, non mi ricordo neanche quando. Beh, che quando sono nato io non è che esistevano tanto, però di più di adesso... Cos'è che ero arrivato? Ah sì, tre libri invece che le regaleresti. A Vale regalerei. Ciao Vale. The Help. Allora, ok, non so se è il suo genere, ma credo di sì. Credo... Questo è uno di quelli che sono in dubbio se l'abbia letto. Invece il gabbiano Jonathan e altri due sono sicuro che li ha letti. Questo invece no. Cioè, sono un po' in dubbio. Allora, se... Vale, credo che tu, dato che abiti in... No, è vero, non parlano inglese in Svizzera, vabbè. Però credo che comunque in Svizzera l'inglese sia parlato leggermente più che qui in Italia. Comunque, se tu sei molto afferrato, o chiunque è molto afferrato con l'inglese, ve lo consiglio di leggerlo in inglese. Se invece l'avete letto in italiano... Potete leggerlo anche in inglese. Se avete visto il film in italiano, leggerlo in inglese è una cavolata perché ci capireste tutto. Però se è la prima volta e lo volete leggere in lingua per la prima volta senza aver mai visto il film e senza mai averlo letto in italiano, secondo me un bel livello intermedio, se non... Intermedio, sì, intermedio. Intermedio livello tipo B2, direi. B1, B2. Se non C1. No, non esageriamo. Comunque, ha dei termini un po' particolari, quindi dovete essere afferrati con la lingua. Comunque, io ve lo consiglio in italiano, assolutamente. Se volete vedervi il film, ve lo consiglio di farlo dopo aver visto il libro. Perché vi assicuro che è uno tra quei pochi libri, film, che per me sono praticamente quasi identici. Si, devo andare a tagliare i capelli, non li sopporto più. Poi, e questo è il primo. Il secondo, che sono sicuro che l'ha letto e che gli regalerei, anche se sarebbe inutile perché sarebbe un'ennesima copia, sono Le avventure di Peter Pan. Questo perché? Perché so che a lei e a Nick piace un casino L'isola che non c'è. Quindi le regalerei appunto Le avventure di Peter Pan, non necessariamente in questa edizione, magari in una più bella tipo dei classici Burdelaxe, che sono le mie preferite, però non ce l'ho ancora, però esiste Peter Pan in quell'edizione che è bellissima, costa 16 euro, 17, vabbè, una cosa del genere. Questa invece costa molto di meno. Cioè, manco c'è scritto il prezzo, fantastico. Beh, comunque potrebbe costare dai 3,90 ai 4,90, comunque. Bloccatelo e leggetelo voi. No,
Stavo cercando Sir James Matthew Barry qua, ok, questo è il testo. Si legge. Ok, secondo me questo cioè, nel momento in cui dubiti di poter volare, perdi per sempre la facoltà di farlo. E questa è la ragione che spiega il mistero sempre semplice eppure profondo del fascino di Peter Pan, la magia dei personaggi e dell'atmosfera deriva da un'incrollabile fiducia nella forza dei sogni. Con la sua freschezza e vitalità, questo strano ragazzo vola insieme con i lettori, dritto fino al mattino. Nel primo racconto, Peter Pan nei giardini di Kensington, va bene, scusate. Peter è un bambino fuggito dalla culla che vive nel grande parco, tra saggi pennuti, fate e creature di sogno. In Peter e Wendy ha invece già raggiunto la famosa isola che non c'è e affronta bizzarre avventure in quella terra fantastica, popolata da pirati, sirene, pelle rossa e da un feroce coccodrillo divoratore di uomini e sveglie. Ok, vabbè. Questo è il Rogue Area Help per quel motivo lì. Help perché mi è piaciuto tantissimo. Questo sono sicuro che l'ha letto. Paolo Coelho. Anche se io non sono credente, vi assicuro che questo libro è bellissimo. Soprattutto la frase che c'è scritta dietro. Ascolta il tuo cuore, esso conosce tutte le cose. Questo sono sicuro che l'ha letto perché è un libro che fanno leggere a tutti. E vi dico che, essendo di Paolo Coelho, mi avevano detto che è uno scrittore pesante. Questo per me non è stato pesante, però mi piacerebbe recuperare anche tutti i suoi libri, ma ne ha scritti davvero una marea. Cioè, ha scritto tutti questi praticamente, tutta questa fila qua di libri, quindi sono un bel po'. Vabbè, non parliamo di quelli che voglio recuperare di Agatha Christie, cioè praticamente una libreria solo di Agatha Christie. Però va bene. Ok, poi tre cose in comune con lei. Allora, tre cose in comune. Sono molto semplici tre cose. Cioè, nel senso, una cosa è che facciamo video su YouTube. Cioè, ma perché io faccio così con le spalle? Poi sembro un robot, Dio mio. Vabbè, ce la posso fare. Vabbè, che facciamo video su YouTube? Poi cos'è un'altra cosa? Ah, che ci scriviamo su WhatsApp? Che poi cosa? Che ci piace leggere? No, seriamente cose più profonde non ne riesco a trovare perché è da poco che la conosco, sapete, con il tempo si trovano le cose che ci accomunano a un'altra persona. Se il tempo è breve, non tanto. Tagga chi vuoi. Allora, io taggo. Cioè, non so più chi. Cioè, io non conosco. Cioè, se voi guardate Vale Libri e vi piace, fate questo tag. Certo, se non la conoscete è inutile che lo fate perché parla di lei. Però se la conoscete e vi piace tutto, fatelo. Quindi chi la conosce e gli piace, lo faccia. Quindi io taggo tutti quelli che vogliono farlo. Spero che. Cioè, vabbè. Io ho 6 domande, 20 minuti. Logorroico a palla. Però va bene. Comunque, adesso mi messaggio con loro che gli dico che l'ho girato e che lo carico. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!